Allora, per realtà virtuale si intende un sistema in cui i sensi dell'osservatore vengono in qualche modo ingannati per far credere all'osservatore di essere in un ambiente che viene riprodotto digitalmente e che all'osservatore appare come un ambiente reale. Per realtà aumentata invece si intende un sistema in cui ha un ambiente reale in cui l'osservatore è immerso, si sovrappongono degli elementi digitali che fanno parte di un panorama virtuale che si sovrappone al panorama reale. Vorrei citare due ricerche che stiamo conducendo, in effetti abbiamo già condotto all'interno del nostro laboratorio e che utilizzano l'Oculus Rift. La prima è la riproduzione di un ambiente della Sardegna in maniera virtuale che può essere usufruito in qualsiasi parte del mondo utilizzando l'Oculus Rift come ambiente, come strumento di realtà virtuale immersiva. E un altro è un gioco, una via di mezzo tra un gioco e uno strumento di fitness che consente di effettuare una pedalata utilizzando una cyclette in un ambiente virtuale, una città riprodotta digitalmente, in cui l'utente, oltre a pedalare come avviene normalmente utilizzando una cyclette, può anche divertirsi inseguendo delle sagome virtuali e ottenendo dei premi anch'essi digitali.